Buongiorno cari amici, oggi 2 marzo 2018, questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta GTV. Elezioni Di Maio presenta i ministri del Movimento 5 Stelle. Agli esteri va Del Re, Giannettakis agli interni, ci sono anche Bonafede e Fraccaro. L'aspirante Premier ha completato la lista dei componenti di un ipotetico governo pentastellato, che sarebbe composto da 17 dicasteri. 12 poltrone da ministro sarebbero occupate da uomini, 5 invece da donne. Due gli incarichi assegnati a parlamentari uscenti, 15 quelli a soggetti esterni al movimento. Tra questi ultimi, però, 7 sono stati candidati alla Camera e al Senato. Elezioni quando il candidato ministro del Movimento 5 Stelle all'istruzione diceva a Renzi: Presidente, la scuola è con lei. Signor Presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo. Ascolti ancora di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola. Noi siamo pronti a migliorare questo paese. La scuola è con lei, Presidente. Sempre sulle elezioni, Berlusconi dice Tajani disponibile a fare il Premier. Fitto nel fuorionda dice il Movimento 5 Stelle rischia di fare cappotto al Sud. Il leader di Forza Italia dice il Presidente dell'Europarlamento ha sciolto la riserva. L'ex berlusconiano a capo di Noi con l'Italia parla credendo di non essere ascoltato con Meloni e Salvini. Sa che può succedere, dice, che i grillini vincano tutti i collegi uninominali nel Meridione. Latina, Minniti dice drammaticamente inaccettabile se queste, questioni ci sono troppe, su queste questioni ci sono troppe sottovalutazioni. A un giorno da quando è avvenuto a Cisterna di Latina, dove un carabiniere ha ferito la moglie e ucciso le figlie prima di togliersi la vita, è partito il coro della politica e l'inevitabile polemica su quello che si poteva fare. Il ministro dell'Interno dice su questo tema dobbiamo prendere un impegno d'onore, nessuno di noi deve sottovalutare. Russia, Putin presenta il super arsenale a 3 settimane dalle elezioni. Ecco Sarmat, il missile capace di colpire ovunque. Il presidente della federazione ha ascoltato l'annuale discorso alle Camere riunite per lanciare un monito agli Stati Uniti. Abbiamo detto diverse volte che avremmo reagito al piazzamento dei sistemi antimissili americani. Allora non ci avete ascoltato. Ascoltateci adesso. Cari amici, con questo è tutto. La rassegna stampa termina qui. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta UGTV. Buon proseguimento con la programmazione.